Gian Lorenzo Blengini, quinto anno sulla panchina degli azzurri. Sembra ieri che stavamo per cominciare una Coppa del Mondo che ci avrebbe dato la qualificazione olimpica e che forse è il trait d'union di questa stagione, che sarà la più intensa e la più complicata da quando stai sulla panchina dell'Italia. Ma no, complicata tutte le stagioni, se vogliamo usare l'aggettivo complicato, lo sono, ma io più che complicato le definirei stimolanti. Bisogna trovare la giusta progettualità a ogni singola stagione, perché il campionato produce dei temi, perché il livello internazionale ne produce altri, perché delle volte gli infortuni, delle volte il fatto che magari qualche giocatore progressivamente con gli anni magari non fa più parte del gruppo, sviluppa nuovi temi e bisogna muoversi all'interno, cercando come obiettivo principale, secondo me, quello che deve fare un commissario tecnico è quello di rendere il più efficiente possibile, o massimamente efficiente, quello che ha a disposizione. La realtà è quella, non è che possiamo stare a perdere tempo, parole, a pensare come mai. Sì, quello lo dobbiamo fare nelle giuste sedi, per cercare di fare in modo di produrre più giocatori o produrli più in fretta, o che in una parte del percorso non rallentino la crescita, e questo chiaramente è tutta una parte che però si stacca da quella che è la progettualità singola di ogni singola estate, dove con quello che il panorama offre bisogna cercare di fare il meglio possibile. E questa quinta estate mia è, come tutte le cinque estati, un'estate intensa, un'estate importante, un'estate dove l'importanza, come sempre, viene focalizzata su un obiettivo principale, e intorno a quello si costruisce il progetto generale, che tiene conto sia dell'esigenza di alcuni giocatori di riposare, perché sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, il campionato italiano è molto performante, ha tante qualità, però è un campionato che stanca molto dal punto di vista sia fisico che mentale. I giocatori di alto livello, molti hanno, chi più chi meno, problemi fisici da tenere sotto controllo e da risolvere, e quindi credo che mai come quest'anno, con un appuntamento come quello che ci vedrà impegnati a Bari per la qualificazione olimpica, sia il momento dove la miopia dei calendari non permette di avere dei periodi di inattività dalle partite. Mi prendo la responsabilità io e ritaglio questo periodo ad alcuni giocatori che reputo ne abbiano assoluta esigenza. Per cosa? Per arrivare bene al torneo di qualificazione, che è l'appuntamento più importante. Lasciamo un attimo la nazionale come l'abbiamo conosciuta in questi anni, diciamo dall'argento di Rio al mondiale, e secondo te una stagione così ti può aiutare, fra virgolette, a costruire altri giocatori della nazionale a livello soprattutto di esperienze? Il VNL probabilmente l'affronterai con una squadra parzialmente diversa, e dopo ci sarà un europeo che sarà sì importante per alcune cose, ma di fatto meno importante, e poi ci avrai anche la Coppa del Mondo. Ma sì, io credo che questi siano due aspetti, quello del risultato e quello della progettualità rispetto ad alcuni profili, che io reputo ugualmente, non ugualmente importanti, ma tutti e due, diciamo, basilari, no? Su cui si appoggia, si intreccia quello che è il progetto generale. E ho sempre cercato, anno più, anno meno, a seconda di cosa offriva il panorama e degli impegni che aveva la squadra, di dare anche degli spazi alla progettualità, e non sempre solo a cercare di offrire la squadra che in quel momento era quella più pronta. Credo che questo sia doveroso di fronte all'appuntamento principale, e così sarà anche quest'anno, nel senso che la Volleyball Nation League, dove in un reparto in particolare cercherò di dare delle opportunità, non mi piace chiamarlo spazio, mi sembra più
calzante parlare di opportunità ad alcuni ragazzi che magari non hanno nemmeno mai giocato con continuità in un club, eppure troveranno magari dello spazio nella nazionale, diano l'opportunità a questi ragazzi di non solo migliorare il proprio percorso, ma anche di accelerare il momento in cui si ritagliano uno spazio di fronte all'appuntamento più importante. Quindi credo che queste siano un po' tutte e due delle basi su cui è logico progettare il programma della squadra. Un'ultima domanda, tutti vorrebbero sapere chi sono i convocati, tu non li hai dati, c'hai ancora da riflettere, poi sappiamo bene che i tecnici ci pensano fino a poche ore di consegnare la lista. Io ti faccio una domanda senza chiedere nomi: quanto sarà simile la nazionale che affronterà questa fondamentale stagione a quella che ha fatto tanto bene a Rio? Ma da Rio, insomma, da Rio sono passate un po' di primavere e quindi ci saranno, ma ci sono già state anche delle differenze tra la squadra di Rio e la squadra che ha partecipato all'ultimo mondiale. Io non lo so, credo che questa risposta la darà anche un po' il campo, credo che la darà anche la condizione di qualche giocatore. Sappiamo che abbiamo per esempio un Randazzo che non sappiamo quando e se per quest'estate, la vedo molto difficile che possa pensare di rientrare almeno nella parte iniziale e centrale della stagione. E poi abbiamo anche delle scelte che sono personali, quindi dobbiamo io credo che non il tempo ma anche un po' il campo darà risposta se qualcuno dei ragazzi dimostrerà di aver aumentato il proprio livello o se lo aumenterà nel corso dell'estate, potrà ritagliarsi magari un nuovo ruolo da protagonista a uno spazio importante. Sui 14 uomini quanto sarà diversa dalla nazionale di Rio e da quella del mondiale lo vedremo solo vivendo. Ultimissima domanda: ti hanno dato tutti disponibilità a fare ciò che vuole un tecnico? Ma dal punto di vista dell'approccio assolutamente sì, io cerco ragazzi che si diano anima e corpo, e quelli che ho avuto, no? A volte abbiamo giocato meglio, a volte abbiamo giocato meno bene, ma hanno sempre dimostrato grande impegno, grande dedizione, grande attaccamento e volontà. Quindi così continuerà a essere. Io non sono per natura uno che cerca di convincere, bisogna che prima di tutto siano convinte le persone che vengono, perché l'impegno è così difficile che solo atleti di qualità e con grande convinzione possono raggiungere grandi obiettivi.